Nella semifinale del Grande Fratello, un ritorno inaspettato ha scosso la casa. Anita Olivieri è tornata, riaccendendo vecchie tensioni e accendendo nuove polemiche. Mentre Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi sono stati eliminati, il confronto tra Anita e Beatrice Luzzi ha lasciato il pubblico senza fiato. Durante il confronto con Beatrice, Anita ha lanciato frecciate taglienti, mettendo in discussione alcune dinamiche all'interno della casa. La tensione è salita quando ha tirato in ballo Giuseppe Garibaldi, sottolineando la sua presunta influenza sul gioco. Tuttavia, Garibaldi ha mantenuto il silenzio, lasciando spazio alle speculazioni sulle sue reali intenzioni. L'uscita di Alessio ha aperto nuove prospettive per Anita, che potrà esplorare la sua relazione al di fuori della casa. Entrambi saranno ospiti nel salotto di Verissimo per parlare dei loro sentimenti e dei piani futuri. Nonostante le critiche ricevute sui social, Anita ha preso una decisione sorprendente: limitare i commenti ai suoi post Instagram, provocando ulteriore polemica online. La sua storia continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, mentre si avvicina alla finale del Grande Fratello.